cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle, sì, siamo tutti affranti e increduli. La notizia ci ha colto tutti di sorpresa. È giunta inaspettata come un fulmine a ciel sereno. Ci è difficile anche raccontare la tragedia. Il nostro caro Francesco, appuntato scelto dei carabinieri, e il maresciallo Francesco Pastore di Manfredonia, sulla strada 91 che collega Eboli a Campania in provincia di Salerno, hanno trovato la morte. L'incidente stradale è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 aprile, mentre erano di turno, insieme ad un altro collega rimasto ferito, ha coinvolto i due carabinieri nella giovane età, entrambi pugliesi, con lo stesso nome, a servizio degli stessi ideali, con lo stesso amore per la divisa, legatissimi alle rispettive famiglie, gente onesta, semplice, laboriosa, affidabile. Siamo rimasti tutti attoniti e sgomenti, senza parole. In un certo senso siamo ancora increduli per quanto è accaduto. E ora, caro Francesco, uno stesso dolore avvolge la tua famiglia, l'arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante generale Teo Luzi, il sindaco, la comunità di Montesano, la regione Puglia, nella persona del suo presidente, l'Italia. L'Italia intera, con i messaggi inviati dalla più alte cariche dello Stato. Raccogliendo il sentimento unanime dei presenti e di tutti coloro che in diverso modo hanno manifestato la loro vicinanza, rivolgo a voi, cari genitori Paola e Antonio, a voi, fratelli Gigi, Michele, Alessandro, e anche a te, Carmela, fidanzata di Francesco, a tutti voi familiari, il sincero cordoglio e la partecipazione affettuosa e orante di tutta la Chiesa di Ugento Santa Maria di Lesca. Ci sentiamo anche vicini alla famiglia e alla città di Manfredonia, che piange il maresciallo Francesco Pastore, nel mentre auguriamo una pronta guarigione all'altro carabiniere rimasto ferito nel tragico incidente. Che cosa possiamo dire di Francesco? Era conosciuto da tutti come un ragazzo a dir poco splendido. Difficilmente potremo dimenticare i tratti caratteristici del suo modo di essere, gioviale, scherzoso, altruista e di un'educazione estremamente rara. Appassionato nel suo impegno all'arma dei carabinieri, generoso nel servizio della patria per la tutela, la sicurezza, la salvaguardia del bene comune, esperto informatico, molto motivato, equilibrato, volitivo, socievole. Francesco in poco tempo aveva conquistato il rispetto e la benevolenza dei colleghi e della stessa gente di campagna. Non è facile per nessuno di noi, nemmeno per me, in questa liturgia rivolgere a Francesco l'ultimo saluto. Vorremmo poter continuare a parlare con lui, ad ascoltare la sua voce, a gioire insieme a lui per i suoi successi e per l'avverarsi dei suoi sogni giovanili. Si accavallano sentimenti contrastanti, ricordi, pensieri, emozioni, insieme a molte domande per cercare di comprendere l'agire misterioso di Dio e i suoi imperscrutabili disegni. Gli interrogativi sono tanti, molti rimangono insoluti, senza la possibilità di una risposta soddisfacente. Il Signore accresca in tutti noi la luce della fede, ci sostenga con la sua consolante speranza,
faccia sentire più forte e più viva la comunione spirituale con Francesco, figlio amatissimo, fratello esemplare, amico buono, affettuoso e generoso. Come credenti in Cristo siamo certi che Francesco è nelle mani di Dio, il Dio vivente, il Signore amante della vita. La morte, cari fratelli e sorelle, nella luce della fede non è l'ultima parola, non è il traguardo finale della vita. La morte non ci trattiene in un sonno eterno, ma ci apre la porta dell'aldilà e ci spalanca l'orizzonte dell'eternità. Certo, siamo fragili, ma non siamo destinati a morire a rimanere nella morte. Il frammento divino nascosto in noi non può morire e ci attende la risurrezione e la vita eterna. È vero, facciamo fatica ad entrare nella logica di Dio. Ci è difficile comprendere quanto ci ha ricordato il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura del Libro della Sapienza. Vecchiaia veneranda non è longevità, né si calcola dal numero degli anni. Un'età senile è una vita senza macchia, come quella di Francesco. Il valore della vita, insomma, non si misura solo con gli anni, ma in base alle virtù che impreziosiscono la nostra vita agli occhi di Dio. Il testo sacro, inoltre, ci ricorda un'altra verità, e questo ci aiuta, almeno in parte, a comprendere la vita e la morte di Francesco. Dice così il testo: divenuto caro a Dio, fu amato da Lui. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore. Nel mistero della morte di Francesco possiamo quasi intravedere un messaggio di luce che ispiri i nostri propositi di bene. Proprio a voi, particolari ai giovani, Francesco lancia un suo accorato e vi esorta con queste parole: la vita, nonostante tutto, è bella, è unica, è preziosa, va valorizzata al massimo. E ancora voi ragazzi, Francesco vi dice: ogni momento è importante, unico, inestimabile. Ogni frammento di vita porta con sé il valore e il sapore dell'eternità. Non sciupatela. Per tutti la vita è breve. Vivetela intensamente. Accogliamo tutti, cari fratelli e sorelle, la fraterna esortazione di Gesù, l'abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo. Sono parole che in qualche modo dovrebbero consolare il nostro dolore. Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Vado a prepararvi un posto, perché siate anche voi dove sono io. Sì, siamo certi, Francesco è già nella casa e nel cuore di Dio. Carissimi, questa liturgia eucaristica, memoriale della Pasqua di Gesù, ci mette in contatto con la Chiesa Celeste. Eleviamo dunque il nostro rendimento di grazie al Signore perché ci ha donato giovane come Francesco. È stato un figlio e un fratello che tutti desideriamo avere. Un amico sincero e disponibile che tutti cerchiamo. Un compagno con cui tutti vorremmo relazionarsi. Ed ora le ultime parole sono per te, caro Francesco.
Ti ringrazio, a nome di tutti i presenti, per aver vissuto i tuoi 27 anni di vita, brevi ma intensi, in modo indimenticabile. Non dimenticarti di noi. Intercedi presso il Signore perché tutti, e in particolare i tuoi cari genitori, affranti dal dolore, i tuoi fratelli, i tuoi familiari, la tua fidanzata, trovino finalmente il conforto al loro dolore. Assisti dal cielo tutti gli altri giovani carabinieri, impegnati come te a servire l'Italia e a promuovere l'ordine sociale e il bene comune. Ti salutiamo con un arrivederci. Anche se ora ci sentiamo più poveri, sappiamo, con la fede, che non ti abbiamo perso, ci hai soltanto preceduti. Aspettaci, caro Francesco, accanto al Signore e alla Vergine, la Virgo Fidelis. La gioia di rivederti sarà tanto più grande da cancellare in un solo attimo il dolore lacerante della tua prematura scomparsa.